Mauro, è un peccato non trovare tutte le domeniche alla Juve? No, un peccato no, però si può dire che quelle, è quella squadra che le segno di più. Ti spieghi qual è la logica di giocare così male in una partita contro una squadra semi sconosciuta risaliana e poi di sfoderare una prestazione così contro la squadra più forte da tante stagioni in Italia? Non c'è una spiegazione. Penso che a volte nel calcio si sopravvaluta le altre squadre quando a volte non si conoscono, pensiamo che sono meno forti, e si sopravvaluta le squadre queste. Contro la Juventus è sempre una grande partita, poi il derby d'Italia e ci sta questa atmosfera, questa tensione dentro il campo. Ti spieghi, 7 gol in 8 partite contro la Juve tra Samp e Inter, che cosa ti ha fatto? No, non è che mi ha fatto niente, però si può dire che ho fortuna contro questa squadra, e poi è sempre bello segnare contro una rivale così come la Juventus. Sì, il campionato dell'Inter ricomincia di fatto stasera, si può lavorare più sereni adesso anche per De Burg, che ha passato dei giorni abbastanza complicati. Sì, noi abbiamo lavorato sereni sempre, è una cosa che lo facciamo tra di noi, alla piano, siamo tranquilli. Poi a volte ci manca il risultato, però manca tutta la stagione ancora e si può lavorare.